Un dialogo tra studenti e il carismatico Don Luigi Ciotti, referente di Libera, l'associazione che lotta contro tutte le mafie e le illegalità in Italia e non solo. È stata questa la volontà dell'incontro avvenuto all'Istituto di Istruzione Superiore Severi Guerrisi di Gioia Tauro, organizzato dal preside Giuseppe Gelardi e da Don Gianni, parroco della Marina Gioiese, e che ha visto la testimonianza del procuratore capo della Repubblica di Reggio Calabria, Federico Cafiero De Rao, e di quello di Palmi, Ottavio Sferlazza. Presente anche il referente di Libera per la Piana, Don Pino De che ha accompagnato Don Ciotti nel suo giro pianigiano e del sindaco di Gioia Tauro, Giuseppe Pedà, che ha portato i saluti per l'amministrazione e per la cittadinanza gioiese. Un incontro appassionato, coinvolgente, quello di Don Ciotti con gli studenti del Severi Guerrisi, che senza remore e timidezza hanno iniziato a tessere domande al suo interlocutore per avere un rapporto diretto con il suo pensiero e la sua grande esperienza di vita e la sua storia fatta di lotta a tutte le illegalità, a cominciare da quelle delle mafie. Don Ciotti parla della scuola come di un elemento fondamentale per la costruzione di una società migliore. Tutte le realtà, io credo, devono interrogarsi in tutti i contesti, perché non è semplice, non è facile, però è importante l'onestà, la trasparenza, la serietà degli impegni, la coerenza, e allora io credo che sia una riflessione che ci coinvolge veramente tutti. Oggi più che mai il contrasto all'illegalità, alla corruzione, alle mafie, alle ingiustizie, alla violenza ha bisogno di contributi di tutti. L'impegno certamente non è semplice, non è facile, però io credo che ognuno di noi deve guardarsi nella propria coscienza e che chiede trasparenza e chiarezza. Beh, io sono tanti anni che vengo. E qui ci sono tante meravigliose persone della terra di Calabria che ogni giorno si spendono nelle scuole, nelle università, nelle parrocchie, nei territori. E beh, graffia la coscienza, pone interrogativi, pone domande, perché è la cultura che dà la sveglia alle coscienze. E l'importanza della scuola, il ruolo di una scuola che non è l'unico a fianco della famiglia, ma tutta una società che dovrebbe diventare più educativa. E quindi il mio sogno sono le città educative, dove ogni realtà si mette in gioco sentendo veramente come un impegno, una responsabilità l'attenzione dei nostri ragazzi, per aiutarli a trovare dei punti di riferimento veri, coerenti, credibili. Oggi io ho visto per l'Italia tre atteggiamenti, che uno è il conformismo, fatto qui così perché chiedete a noi di rispettare delle regole, perché cattivi esempi ci sono purtroppo. Un altro atteggiamento è quello della sfiducia, sì, sono importanti questi momenti, poi non trovo lavoro, non trovo un punto di riferimento, passano gli anni, che cosa capita andiamo a fare? E quindi c'è una sfiducia verso le istituzioni che cresce, c'è una minore presenza nei ruoli che poi ti chiamano a partecipare nella società. Ma l'altro atteggiamento che troviamo per l'Italia è la ribellione. Io credo che ci sia anche una sana ribellione, perché molti ragazzi si ribellano e noi dobbiamo intercettare questa ribellione per trasformarla in un impegno, per dar loro dignità e speranza. Questi ragazzi, in tutti i contesti, a quelli più facili, più difficili, hanno voglia. Tocca a noi offrirgli questa opportunità, o perlomeno costruire insieme. Non dividere i giovani e gli anziani, ma creare una nuova forza generatrice che ci vede tutti coinvolti e tutti veramente corresponsabili. Quanto destabilizza l'antimafia di facciata chi predica la legalità e non la pratica? Purtroppo questa è una realtà che noi dobbiamo denunciare sempre. Io dico sempre che l'antimafia è un problema di coscienza e di responsabilità, non è una carta di identità che uno tira fuori secondo delle circostanze. E poi però che non mi piace questa antimafia, non mi piace proprio. Io credo che le nostre realtà sono chiamate non tanto per essere contro, certo lo si è, al crimine, alla violenza, alla corruzione, alle mafie, ma per costruire un per. Il per vuol dire darci da fare tutti per il mestiere dell'educare, per la cultura, per svegliare le coscienze, per costruire con i nostri ragazzi dei percorsi, per essere vicino alle famiglie, per i diritti, per la dignità, per creare i servizi, le politiche sociali. Io credo perché diventa importante. Noi abbiamo delle parole che ci hanno rubato negli ultimi anni. Un'altra parola è la legalità, che adesso tutti sbandierano. Ma la legalità, molti hanno scelto quella maleabile, quella sostenibile. Ma la legalità, poi, tra l'altro, non è neppure un valore, è un prerequisito per raggiungere un altro obiettivo, guarda caso che si chiama giustizia. Allora parliamo di più di dignità umana, che sta prima, della responsabilità, unificarci la responsabilità
ed avere come obiettivo la giustizia, che comincia da quella giustizia sociale. Che il primo modo per combattere la mafia e le mafie sia quello di conoscerle. Allora questi incontri hanno questo compito importante di far conoscere sia la realtà delle mafie e sia le realtà che contrastano le mafie. Ecco, quindi questa mattina è stata una giornata molto bella proprio per questo, perché i ragazzi hanno avuto l'opportunità di capire alcuni meccanismi di come si muovono le mafie, ma soprattutto di vedere il positivo che c'è anche in questo territorio di tante persone che si sporcano le mani per combattere le mafie. Allora credo che bisogna continuare in questo senso, fare informazione e formazione. Del resto credo che è la cultura il primo antidoto serio per le mafie.